Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio della serie Foto senza pretese. Oggi sono vicino al Tamigi. Saranno davvero delle foto senza pretese perché non ho idea di dove andare, sto andando un po' a caso. Ho iniziato a fare qualche foto, però sono uscito troppo tardi, adesso ormai è quasi crepuscolo, se non è il crepuscolo perché è già tramontato il sole, perciò verrebbero troppo scure. Magari metto su il tripiede e faccio qualche foto col tripiede lunga esposizione. Mi stupisco ancora tanto del fatto che ci sono delle case che sembrano epoca vittoriana giù di lì, tipo questa qua, tipo epoca vittoriana. Di fianco ci sono dei palazzi nuovissimi. Boh, cioè, può piacere come no. È particolare, sicuramente particolare. Boh, non la capisco, però vabbè. Ecco ragazzi, vi ricordo, questo è il quarto episodio della serie Foto senza pretese, quindi se volete sostenermi vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto ad iscrivervi. Qualche giorno fa qua a Bank ho fatto una foto mentre era appena piovuto con il riflesso del grattacielo. È molto bellina, magari ve la metto qua in schermata e niente, sto comunque andando sotto di nuovo i grattacieli perché sono banale e vado sempre nel solito posto. Abbiamo la statua dell'uomo che ha creato i rinforzi per i tunnel in modo da poter creare le gallerie per i treni, perciò è l'inventore della metropolitana. Si dice che quella zona che vi sto mostrando adesso sia dove Charles Dickens ha preso l'ispirazione per il canto di Natale, o Christmas Carol in inglese. Sono tutte queste viuzze piccoline e sembra che da un angolo all'altro ci sia qualcuno che debba uscire ad ucciderti, tipo Jack lo Squartatore, no? Non è proprio il massimo. Però sono carine. Guarda dove siamo arrivati, che bello! Siamo al Lidl Home Market. Ovviamente per i più esperti sapranno che da lì arrivano Harry e Hagrid, Harry Potter ovviamente. E Hagrid dal primo film per andare al paiolo magico, e sanno anche che venendo da lì girano verso questa zona qua, perciò il paiolo magico dovrebbe essere quell'agenzia lì. Lo so, non è il massimo, però cioè, il film è stato fatto così. Hanno trasformato nel paiolo magico. Era molto più figo da paiolo magico. E dato che sono venuto a fare le foto, principalmente dovrei fare una foto qua, dato che è molto molto figo. C'è anche il grattacielo sopra. Non è la prima volta che la faccio, ma non così, non con tutte queste lucine. Riferimento ad un altro film che nessuno si ricorderà, è qua questa entrata del Lloyd's Building, è l'entrata dove si trova Scotland Yard nell'agente Cody Banks 2. Comunque gran film, famosissimo oltretutto. Poi siamo tornati praticamente dove eravamo l'altro giorno quando ho fatto la foto. Vabbè, questo è Londra per me, finisco sempre nei soliti posti.
fare un ripasso di tutti i grattacieli che ci sono qua, perché gli inglesi danno dei nomi, tipo dei nomignoli, no? Allora bisogna saperli, perché se si riferiscono a un determinato grattacielo ma voi non sapete come si chiama, in quel caso lo individuate subito. Per un turista è solamente lo Sky Garden, che sarebbe la terrazza barra parco che c'è in cima, ma per chi abita qua, quello lì è il walkie talkie, perché ha forma di walkie talkie, che oltretutto ha una storia disgraziata, perché avendo la vetrata davanti ed essendo ricurvo come un walkie talkie, quando è stato costruito non è stato pensato che il sole, riflettendo sulla vetrata, avrebbe scaldato il terreno in basso, e questo ha portato a macchine a cui si fondeva la vernice o a zerbini che prendevano fuoco. Insomma, non è stato il massimo. Infatti adesso, se lo guardate, sono coperti, tutta la parte davanti è coperta da uno strato tipo di oscuranti, comunque non è più uguale come è stato costruito. Comunque, andando avanti con il ripasso, qua possiamo vedere con questa forma triangolare molto appuntita. Questo grattacielo si chiama Scalpel o Scalpello, ed è uno dei più giovani, è stato completato tipo un paio d'anni fa, non penso più in là. È molto bellino, però sì, non ha una gran storia per ora. È molto bellino, soprattutto è stato costruito insieme a questi altri palazzi qua. Perciò quando è stato finito, creava questa sorta di curva all'interno ed è molto stylish. Qua invece ovviamente troviamo uno dei più iconici di grattacieli di Londra, e cioè il Gherkin o cetriolo, detto così. In Italia viene detto anche suppostona, e ci sta, effettivamente ricorda un po' una suppostona. Mentre questo qui si chiama cheese grater, tradotto in italiano sarebbe grattugia per il formaggio. Inglesi. No, comunque è uno dei miei preferiti perché è molto particolare da vicino, magari riesco a farvelo vedere da dietro e capite cosa intendo. Per esempio, qua possiamo vedere le scale mobili che si muovono, sono state costruite in vetro appositamente per far vedere che si muovono, ed è una delle cose fighe. Poi spesso ci sono degli artisti che lavorano qua per fare sculture o comunque decalcomanie delle prese d'aria, che sono enormi. Ma in ogni caso rimango dell'idea che la parte più particolare sia la parte dietro. Adesso si vede davvero poco, però è completamente in vetro e tutti gli ascensori sono a vista, per esempio questo qua che vedete. E adesso ovviamente c'è poca gente che ci gira, però di solito è pieno ed è bellissimo star lì, magari fare un timelapse di tutti gli ascensori che vanno su e giù. Molto carino. Ed infine, per quanto riguarda i grattacieli che ci sono nella zona, rimane solamente il 21 Bishop Gate. È stato l'ultimo ad essere completato e non sono neanche certo che sia stato completato al 100%. In ogni caso è tipo 1-2 metri più basso dello Shard, per non rubargli il posto. È stato tirato molto per le lunghe per problemi finanziari di aziende che dovevano costruirlo. Sicuramente non è costato poco. Bene ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo
che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, un commento e condividere il video con i vostri amici. E, sì, ho fatto poche foto, lo ammetto, però oggi non era una gran giornata, sono uscito troppo tardi e c'è molto freddo. Comunque vi ho lasciato le foto prima di questa chiusura. Grazie mille. Alla prossima!